Liguria in zona bianca da lunedì, dal 7 giugno dunque scompare il coprifuoco delle 23, non ci saranno limiti per le attività, i locali all'aperto potranno allestire tavoli senza limiti di commensali, all'interno il massimo invece sarà di 6 persone, è redatta la graduatoria per la vaccinazione in azienda, a Levante c'è solo la Fincantieri di Riva Trigoso, per quanto riguarda il bollettino odierno solo 2 nuovi casi di positività al coronavirus nel Tiguglio. Solo 2 ricoverati nel reparto Covid dell'ospedale di Sesto Levante, nessuno in terapia intensiva. Da lunedì 7 giugno la Liguria sarà in zona bianca. L'ordinanza è stata firmata infatti dal ministro della Salute Roberto Speranza. Dunque, da lunedì cadrà il coprifuoco delle ore 23 e non ci saranno limiti particolari per le attività. I locali all'aperto potranno allestire tavoli senza limiti di commensali, all'interno invece il massimo sarà di 6 persone. Intanto è stata redatta anche la graduatoria per la vaccinazione in azienda con le prime 5.000 dosi destinate ai posti di lavoro da lunedì, anche se molti dipendenti hanno già provveduto attraverso altri canali. A Levante in graduatorio compare solo la Fincantieri di Riva Trigoso. Oggi intanto sono solo 2 nuovi casi di positività al coronavirus nel Tiguglio, dove ci sono solo 2 ricoveri al reparto Covid dell'ospedale di Sesto Levante, nessuno dei quali in terapia intensiva. Questa mattina i vigili del fuoco del distaccamento di Rapallo sono intervenuti in una villa a Portofino dove un giardiniere, per dinamica ancora non chiara, è caduto su una tettoia della veranda da circa 3 metri d'altezza. Lamentando dolori alla schiena e difficoltà a muoversi, si è ritenuto necessario far intervenire l'elicottero Drago dei Vigili del Fuoco per il trasporto all'ospedale San Martino di Genova. Sul posto anche la Croce Verde di Santa Margherita Ligure. Ieri pomeriggio invece sono stati 2 gli elicotteri Drago, sempre dei Vigili del Fuoco, sul monte di Portofino per altrettanti escursionisti in difficoltà, entrambi sul sentiero di Cala dell'Oro, entrambi infortunati alla caviglia, impossibilitati dunque a proseguire il viaggio. Si è trattato di un uomo e di una donna. Sono stati vericellati a bordo dell'elicottero, presenti a terra i guardiaparco del monte di Portofino. Non si trova la donna smarrita nella zona del Monte Penna. La zona battuta è quella sul versante emiliano del Passo del Chiodo tra i rifugi Monte Penna e Faggio dei Tre Comuni. Per tutta la giornata di ieri e di nuovo da questa mattina sono impegnati Soccorso Alpino di Liguria ed Emilia, carabinieri della provincia di Parma, volontari della Croce Rossa sia dell'Emilia che da Santo Stefano d'Aveto. Dalla Val d'Aosta è arrivato un cane molecolare del Soccorso Alpino. La donna di 75 anni l'altro ieri pomeriggio stava facendo una passeggiata con il marito. Ad un certo punto ha deciso di proseguire la passeggiata da sola. Doveva ritornare nell'arco di un'ora, ma così non è stato. Nella notte appena trascorsa c'è stata una piccola pausa, ma le attività di ricerca, come detto, sono riprese questa mattina. La donna non ha con sé il telefono. L'ente parco dell'Aveto raccomanda in questi giorni la massima prudenza ad escursionisti e ciclisti della mountain bike nel percorrere i vari sentieri. Le abbondanti nevicate dell'inverno e le ricorrenti piogge, infatti, hanno causato molte rotture di alberi, cime o addirittura interi che si sono riversati sui percorsi. L'ente parco dell'Aveto fa sapere dunque di essersi attivato per rimuovere il materiale dalle strade sterrate che vengono utilizzate dai mezzi di soccorso e che cercherà a breve di provvedere anche alla pulizia di tutta la rete escursionistica. Il parco però sottolinea evidentemente davvero la massima prudenza, visto anche il caso della donna che si è persa sul Monte Penna. Sono iniziati ieri a Lavagna i lavori di asfaltatura dell'Aurelia. I lavori, annunciati 3 giorni fa dal sindaco Gian Alberto Mangianti, interessano il tratto tra la stazione ferroviaria di Lavagna e quella di Cavi. Sono stati concertati con ASPI e l'intervento, ha spiegato il primo cittadino, va anche a risarcire i danni che abbiamo subito a causa del transito dei tir a seguito della chiusura del viadotto di Valle Ragone. I lavori, fra l'altro in giornata di mercato, hanno provocato code e rallentamenti alla viabilità e non sono mancati i classici mugugni sui social network. Il gruppo consigliere di minoranza, Officina Lavagnese, è particolarmente critico verso l'amministrazione comunale sull'idea di asfaltare proprio di giovedì.
Venuta a chi non ha per nulla tenuto conto che il centro di Lavagna è in tilt già di suo per il mercato settimanale, dicono Aurora Pitao e Guido Stefani. Tutto questo perché probabilmente Comune di Lavagna e ANAS non si sono parlati. Il Consiglio Comunale di Rapallo ha approvato tre variazioni al bilancio di previsione 2021-2023 per permettere la realizzazione di progetti e iniziative di inclusione sociale con particolare riguardo ai più giovani. È stato infatti istituito un capitolo apposito con fondi che verranno destinati ad eventi e progetti socio-culturali dedicati ai ragazzi. Un primo segnale di graduale ritorno alla normalità si avrà con RAPAX 2021, un evento organizzato in collaborazione con l'associazione LINK, in cui i partecipanti potranno mettere in mostra il proprio talento sul palco e verranno premiati nel corso di una serata conclusiva che si terrà il prossimo 10 luglio sul lungomare. 12.100 euro sono i fondi provenienti dal bando Partecipo, Imparo, Mi Diverto, hashtag Giovani Liguria, sulla ripartizione del Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili per l'anno 2021, che verranno destinate al Consorzio Agorà per partecipare al progetto Carugi, Cantiere e Rigenerazione Urbana Giovani. 44.000 euro, distribuiti tra il 2021 e il 2022, è la quota assegnata da Regione Liguria al Comune di Rapallo, in merito al bando abilità al plurale 2, un programma di attività che promuovono l'inserimento socio-lavorativo di soggetti a rischio e emarginazione sociale. Chiara Vigo, direttrice del porto Marina di Chiava Ricalata Ovest, tra l'altro una delle pochissime direttrici donna di un porto della Liguria, probabilmente. Quindi da tecnica e da donna di mare, ci piacerebbe un po' sapere cosa succederà in questi 2 giorni di veleggiata. Anche quest'anno abbiamo il piacere di ospitare a Calata Ovest la Vela Cup, che è una veleggiata aperta a tutti, aperta alle famiglie, ai bimbi, e una veleggiata non competitiva. Le imbarcazioni iscritte al momento sono una sessantina e la regata sarà nei giorni di domani e domenica, con partenza alle 11, il percorso ancora da definire in base al vento, che speriamo ci sia, e a seguire tutta una serie di iniziative e una bella premiazione in piazza. La Vela Cup è la prima manifestazione velica di quest'anno. Il 4 luglio faremo un altro evento promosso da 10.000 vele a favore per parlare della violenza sulle donne. Sensibilizzare tutte le imbarcazioni che usciranno durante questa veleggiata del 4 luglio isteranno un nastro rosso sulle imbarcazioni. Quindi una direttrice di un porto, come diceva, una delle poche in Liguria che promuove un'iniziativa contro la violenza contro le donne. Tra l'altro la sera, se non sbaglio, c'è anche la presentazione di un libro con un'autrice donna, quindi fate proprio una giornata con i fiocchi. Esatto, dedicata a tutte le donne e dedicata alla vela. Eugenio Michelino, amministratore delegato di Calata Ovest, ma non solo. Ricordiamo che Calata Ovest fa parte di un gruppo, Marine D, che è un network a 14 marine nel Mediterraneo, se non erro. E quindi, insomma, la vostra filosofia è un po' quella di creare anche legami, unioni, passaggi. Noi ospitiamo in questi giorni un evento strepitoso per il secondo anno che è il Vela Cup, un evento dove ingloba più di 80 imbarcazioni, tanti generi, di amanti del mare che per 2 giorni giocheranno e si divertiranno con noi in mezzo al mare. Giocheranno relativamente, perché poi i velisti sono cattivi nelle regate. E avremo anche per la prima volta una cosa che mi riempie il cuore: anche chi ha difficoltà motorie, nella regata con le proprie barche, e insieme costruiremo un progetto per il futuro. Quindi il porto si apre anche alle persone che vogliono viverlo a 360 gradi, dai bambini agli anziani, ai velisti, e quindi è una festa della città. Ecco, allora, visto che lei si è spinto avanti, mi spingo avanti anch'io. Se non erro, sabato sera ci sarà una sorpresa in Piazza Mazzini nell'ambito della premiazione della Tag Heuer Vela Cup, perché ci sarà questa presenza a cui le faceva riferimento, cioè personaggi che racconteranno delle storie davvero toccanti e importanti di inclusione attraverso lo sport. Certo, per noi è fondamentale. È un esempio, dato che amministro altri porti in Italia: Porto San Giorgio, nelle Marche, dove abbiamo un lab principale per chi ha difficoltà motorie. Da lì è partita l'idea di la rete del chi fa uno sport in un mondo
coinvolgere Chiavari ad avvicinarsi, e l'obiettivo 2022 sarà unire tante realtà che hanno queste barche che sono bellissime, che fanno andare in acqua anche chi ha difficoltà motorie, per poterli trovare insieme, quindi non solo quelli di Chiavari, cioè, ma un crocevia che sarà Chiavari per il 2022 dedicato a loro. Spero di agganciare una regata dedicata a loro, oltre quella classica. Quindi... Gianluca Ratto, assessore alla promozione della città. Per il secondo anno giù di lì si conferma la collaborazione con Marina di Chiavari Calata Ovest, e avete in serbo iniziative che porteranno al largo il nome di Chiavari. È una meravigliosa collaborazione che si conferma anche quest'anno e che dà lo spazio per veramente una ripartenza della nostra città e non solo. E il Vela Cup è motivo di orgoglio da parte nostra, in una location splendida come quella di Marina di Chiavari Calata Ovest, e perciò diciamo che sia di buon auspicio appunto per la ripartenza dopo un periodo di così grande sofferenza da parte di tutte le attività e da parte di tutto il paese. Ecco, una collaborazione che si concretizza proprio con il porto che entrerà nel cuore antico della città, perché sabato ci sarà la premiazione in Piazza Mazzini e il comune offrirà uno spettacolo speciale. Sì, un concerto di jazz da parte della Filarmonica di Chiavari. Questo, voglio dire, è una bellissima collaborazione nuovamente, perché il porto non deve essere staccato dalla città, ma deve essere proprio all'interno della nostra città e va vissuto a 360 gradi. Perciò c'è questa meravigliosa, questo meraviglioso legame, e soprattutto poi dopo anche, spero, presto, con il rifacimento anche del sottopasso ferroviario, sarà ancora più vicino alla città, che è una cosa importante. Lei però è anche in veste di assessore al commercio, e quindi c'è anche un risvolto da questo punto di vista, perché la città commerciale si è messa a disposizione di questa manifestazione. Sì, si è messa a disposizione con delle iniziative sia da parte dei ristoratori che da parte dei commercianti, e questo di nuovo è un altro aspetto importante, anche perché, ripeto, le attività produttive hanno sofferto tanto, però dai dati che abbiamo è una città viva, una città che si muove, una città che non si ferma mai. Lo conferma l'apertura negli ultimi giorni di attività anche di ristorazione importanti sia sul fronte mare che all'interno della città. Perciò Chiavari è una città veramente estremamente importante sotto questo aspetto. Si conferma sotto tutti i punti di vista la capitale del nostro Tiguglio, e di questo ne siamo assolutamente orgogliosi nuovamente, perché c'è la disponibilità da parte dei commercianti e di tutte le attività produttive di mettersi sempre a disposizione anche delle manifestazioni come questa. Volentieri parlerei a quei due che insieme vanno e paion sì al vento essere leggeri. Vedrai quando saranno più presso a noi, e tu allor li priega per quell'amor che i mena. Amor, ch'al cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta, e il modo ancor m'offende. Amor, ch'a nulla amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte, che come vedi, ancor non m'abbandona. Amor condusse noi ad una morte, Caina attende, che a vita ci spense. Quando leggemmo il disiato riso, esser basciato da cotanto amante, questi, che mai da me fia diviso, la bocca mi basciò tutto tremante. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse, quel giorno più non vi leggemmo avanti. Siamo con Linda Botto, neopresidente dell'Associazione Culturale Agorà, che ci racconterà qualcosa. Buongiorno a tutti. Il primo spettacolo che noi faremo come Associazione Culturale L'Agorà, e in particolar modo con il nuovo direttivo, sarà Durante, per gli amici Dante.
è uno spettacolo che abbiamo pensato in occasione dei 700 anni dalla morte del Sommo Poeta, e che vuole un po' riprendere alcuni personaggi e portare le tematiche di questi personaggi ai tempi nostri attraverso una studentessa e una professoressa che analizzeranno in maniera completamente diversa la Divina Commedia. Chi siete voi che risalendo contro il corso del fiume siete fuggiti dalla prigione eterna? Chi va guidati o cosa illuminò il cammino uscendo dal buio dell'inferno? Le leggi dell'inferno sono infrante, oppure in paradiso c'è un nuovo decreto che permette a voi dannati di venire davanti alle rocce del monte, di cui io sono custode. Non sono venuto qui di mia iniziativa. Dal paradiso è scesa una donna, per le cui preghiere aiutai costui con la mia compagnia. Costui non vide mai il giorno della morte fisica, ma fu così vicina alla morte spirituale che sarebbe passato pochissimo tempo perché egli si perdesse nella dannazione. Ora ti prego di accogliere benevolmente il suo arrivo. Egli va cercando la libertà, che è così preziosa come sa chi per essa rinuncia alla vita. E tu lo sai. Infatti non ti fu spiacevole la morte ad Utica, dove abbandonasti il tuo corpo, che nel giorno del giudizio sarà luminoso. Lasciaci percorrere le tue sette cornici. Se una donna del cielo che ti guida, basta che tu me lo chieda in nome suo. Avete in programma altre iniziative? Sì, certamente, sarà un anno ricco di iniziative, abbiamo già molti progetti in essere che dovranno essere ultimati nei prossimi mesi. Il primo grande appuntamento è sicuramente il premio dall'Orso, che è stato rimandato in occasione della pandemia, ma che faremo verso settembre in occasione anche del centenario della nascita del Maestro dall'Orso. Questo è il primo nostro grande appuntamento, ma durante quest'estate riprenderanno anche gli appuntamenti letterari che di solito l'associazione Agorà segue sempre con massimo interesse e anche tante altre iniziative che piano piano poi vi illustreremo. Ancora queste terzine, questo linguaggio così incomprensibile, chissà cosa potrà mai servirmi studiare la Divina Commedia. E poi tutti questi personaggi, che cosa hanno in comune con me? Che noia! Sei sicura che Dante non parli anche di te? I personaggi che tu studi non sono importanti solo per quello che erano storicamente, ma per l'emozione, i pregi e le loro debolezze, che sono un po' anche le nostre. Guarda con occhi diversi e ascolta cosa questi personaggi vogliono veramente raccontarti. Vi aspettiamo sabato 5 giugno! Quali sono i punti di forza di questo libro, se dovessi dirci, e poi anche se hai voglia di raccontarci, magari di leggerci qualche cosa, magari un passo significativo che segna proprio magari per te la parte più importante, quella che proprio hai voglia di svelare in anteprima? Sì, guarda, il punto di forza secondo me è proprio questo, cioè il punto di vista, perché ci sono tantissime storie, tantissimi libri per bambini scritti da adulti, libri per adulti scritti da adulti, questo è un libro per adulti scritto con la voce di una bambina, quindi la forza è proprio questa, perché leggendo questa storia desideravo che il lettore arrivasse a far coincidere il suo punto di vista sia con quello della protagonista che racconta, però anche con il proprio punto di vista bambino, quindi è come se a un certo punto leggendo questa storia si tornasse bambini. Io ho immaginato questo e leggendolo anche tante persone mi hanno detto questo, cioè alla fine io leggevo immedesimandomi non tanto nell'adulto che sono adesso ma nel bambino che ero tanti anni fa, quindi la trasformazione che c'è nel lettore e l'identificazione che si va a creare secondo me è il passaggio più importante, sia per come viene raccontato, sia anche per il mondo magico che c'è dietro, perché insomma, i bambini vivono
del loro mondo magico, cercano poi di dare spiegazioni, giustificazioni diverse rispetto a quelle che ovviamente diamo noi adulti. Niente più piccoli, cioè mio figlio, quando gli dico di mangiare le verdure nel piatto, lui serissimo mi dice che non sono io la forchetta che sceglie, e lui in quel momento è assolutamente convinto che quella sia la verità. Io non posso discutere su questo. Lucia è più grande perché ha 9 anni, quindi per andare a spiegarsi poi quello che succede, perché poi è un evento pesante, quello che succede, un evento traumatico forte, lei cerca delle spiegazioni che, siccome gli adulti non riescono a dare, lei crea delle sue spiegazioni per dare risposte a tutto. E nel mondo magico lo trovate dalla prima all'ultima pagina, non tanto per sempre spiegazioni importanti, ma per qualsiasi cosa che riguardi la sua vita. E ogni volta che lei non sa rispondere, ogni volta che un adulto non le risponde, lei se lo inventa, come fanno tutti i bambini.